Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Allora Baraldi, intanto prima di tutto qua per presentare una prosecuzione di una collaborazione importante con l'Isoqui Identica. Sì, direi che dopo 5-6 anni ormai di collaborazione intensa abbiamo trovato l'accordo per un rinnovo per i prossimi 3 anni con questo centro di eccellenza della salute sportiva, e siccome noi ne abbiamo avuto spesso bisogno, anche se quest'anno per la verità insomma abbiamo iniziato la stagione in un altro modo, credo che sia avere un compagno di viaggio come Isoqui Identica sia per noi strategico e fondamentale, perché i giocatori sono i nostri impianti, se gli impianti funzionano bene abbiamo la possibilità di utilizzarli al meglio. Come in effetti accennava, per adesso infortuni particolari non ce ne sono stati, l'unico inciampo tra virgolette in Italia ieri sera a Cremona, insomma un po' di stanchezza si è vista. Sì, ma poi abbiamo deciso che ogni 12 una bisognava scherzare a parte. Fa parte un po' delle regole di questo sistema basket, avendo due campionati che si sovrappongono evidentemente con degli impegni importantissimi in Eurolega come quello che abbiamo avuto venerdì sera, ovviamente ricaricare le pile poi per la domenica diventa, al di là del valore degli avversari, perché ieri sera Cremona comunque ha meritato di vincere, sono stati molto più bravi di noi, però penso che da parte nostra ci sia stato ovviamente un fattore di stanchezza sia mentale che fisica che ha inciso su questo risultato. C'è anche da dire che chi gioca contro la Virtus poi gioca sempre al 200%, giustamente, perché chiaramente sono grandi le motivazioni delle squadre che ci incontrano nel campionato italiano. Giovedì Madrid, chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato uno scontro al vertice in Eurolega? No, questo ci fa piacere, ci fa onore andare a Madrid in questa situazione di classifica, soprattutto pensando di giocare una partita importante per il nostro futuro al di là del risultato. Credo che giovedì a Madrid sarà molto importante la prestazione, cioè dovremo dimostrare che questa squadra conferma sul campo le prestazioni che ha avuto nelle ultime gare di Eurolega, al di là del fatto che poi si possa vincere o perdere, ovviamente a casa dei campioni di Eurolega non sarà facile. Parliamo anche delle donne che stanno facendo bene. Sì, le ragazze molto bene, anche loro hanno avuto una pausa di una decina di giorni con dei risultati magari alcuni normali di Eurolega, alcuni inaspettati come campionato, però si sono riprese, hanno fatto veramente iniziato una stagione benissimo anche in Eurolega. È una squadra che riteniamo, così come quella maschile, possa avere i numeri per poter arrivare in fondo a una stagione dando delle soddisfazioni. Adesso abbiamo avuto un piccolo infortunio di Olbis e quindi speriamo che Isoqui Identica ce la metta in campo velocemente, ne siamo convinti, però siamo molto soddisfatti anche di questo. Davide, si rinnova la partnership con Virtus, ma sempre Isoqui Identica al fianco dello sport bolognese. Beh, per noi è un momento molto importante, ormai sono tanti anni che siamo insieme in questo sodalizio e credo che per noi e per Virtus, due realtà importanti del panorama bolognese, sia così molto utile cercare di lavorare assieme per cercare di dare sempre il meglio allo sport e in un qualche modo permettere anche ai giocatori, attraverso la prevenzione, di essere sempre a disposizione per poter poi giocare e fare il meglio portando a casa i risultati necessari per insomma fare delle buone stagioni. Ecco. Siamo all'interno della Green Room, che è un po' il vostro fiore all'occhiello da sempre, perché permette sia di riprendersi dopo un infortunio ma soprattutto di strutturare per evitare l'infortunio successivo. Beh, credo che la prevenzione degli infortuni sia uno degli elementi più importanti in una programmazione di una stagione sportiva. Infatti molte società sportive, Virtus in particolare, cerca di fare tutti i test pre-stagione cercando di analizzare il movimento dei propri atleti e di conseguenza capendo se ci sono dei movimenti non corretti che si possono poi modificare per poi prevenire gli infortuni. E credo che questo abbia un risvolto molto importante anche sulla stagione. Cosa vorrei dire con questo? Noi abbiamo tante realtà, dal calcio al basket, che investono tanti milioni di euro per quanto riguarda l'acquisto e poter giocare, permettersi ai giocatori, e avere giocatori poi infortunati poi diventa un problema anche di sostenibilità. E avere l'opportunità di ridurre l'incidenza degli infortuni poi permette alla società di avere a disposizione questi investimenti, chiamiamoli così, quindi gli atleti di alto profilo che poi possono giocare e dare il loro contributo. Quindi insomma credo che sia molto importante lavorare sulla prevenzione. Benvenuti e grazie di essere qua. Vi
ringrazio per un motivo, perché da dopo il Covid è una delle prime volte che facciamo una conferenza stampa qui a casa nostra e credo che sia un momento per noi molto, molto bello, insomma, ospitare delle persone. E tra l'altro abbiamo fatto diversi lavori di rinnovamento negli ultimi anni, quindi insomma stiamo cercando di rendere sempre più accogliente il posto dove siamo. E, velocemente mi presento, sono Davide Fazzini, direttore di Esochinetti di Bologna e sono stato un clinico per tanti anni, oggi mi occupo di direzione, dirigo e quindi conosco molto bene il valore di avere l'opportunità di mettere a disposizione di società professionistiche la qualità e l'eccellenza che proviamo a fornire ogni giorno sul paziente e a maggior ragione su addetti professionisti, dove bisogna avere una attenzione molto alta nella cura del dettaglio per poter poi permettere ai giocatori di poter lavorare. Ringrazio il dottor Baraldi che è qui con noi oggi e in questa giornata, quindi lascio anche a lui la parola per poter così introdurre la giornata, però possiamo a disposizione. Grazie, buongiorno a tutti. Essere qua oggi per me è essere in casa, in famiglia. Io ho rapporti con questa struttura e con i professionisti che ci lavorano, con il dottor Nanni ormai credo che siano più di 20 anni che lavoriamo insieme, anche perché ho con orgoglio posso dire di aver conosciuto Esochinetti quando ero al Bologna, quindi tanti anni fa, e lì ho capito il valore di questa struttura e dei professionisti che ci lavorano. Poi anche personalmente ho provato i vostri servizi, purtroppo per me e per fortuna poi. E quindi devo dire che Virtus, quando sono diventato amministratore delegato di Virtus, ho immediatamente cercato di consolidare questo rapporto anche con la Virtus Pallacanestro, perché per noi i giocatori sono degli impianti, passatemi il termine, che devono funzionare tutti i giorni ed è un servizio anche che obbligatoriamente dobbiamo dare ai nostri atleti e atlete, visto che Esochinetti ha un rapporto, diciamo, di collaborazione anche con la squadra femminile, che ovviamente compete ai massimi livelli europei anch'essa. Pertanto è fondamentale avere una struttura sanitaria, medica e riabilitativa al fianco nostro, perché chiaramente i nostri impianti sono quelli che poi producono i risultati che a caduta producono anche lo sviluppo del fatturato. Pertanto è sicuramente il rapporto più strategico da un punto di vista della fornitura di servizi di alta qualità ai professionali e in particolare alla persona che noi possiamo avere. Abbiamo la fortuna a Bologna di avere questa eccellenza che è un'eccellenza europea e di questo ce ne vantiamo, e credo che il binomio, essendo noi, non dico che siamo un'eccellenza europea, ma la classifica in questo momento lo dice in Eurolega, quindi prendiamo, io ogni giorno faccio la foto della classifica, poi dopo vediamo quello che succederà. Detto questo, quindi con grande piacere, orgoglio e anche ringrazio Esochinetti, il suo direttore, la sua proprietà, per questa fiducia che ci sta accordando nel offrirci questi servizi col massimo della professionalità e dell'attenzione. Molto bene. Abbiamo deciso di rinnovare per ulteriori 3 anni l'accordo, che ormai era presente da 3 anni precedenti e poi ulteriormente 3 anni ancora, quindi siamo quasi arrivati a 10 anni, il prossimo dovrebbe, diciamo che alla fine di questo triennio, dovremmo arrivare circa a 10 anni di attività, di partnership. E credo che quando prima parlava di sentirsi in famiglia, direi che dopo 10 anni di lavoro assieme tante cose si sviluppano e tanti piccoli passaggi si fanno, perché le realtà poi sono fatte di persone e le persone sono coloro le quali messe insieme producono valore a cascata tra di loro, ma a cascata anche lo producono sui giocatori, mi viene da dire, ma nello stesso tempo avere a disposizione giocatori su cui poter lavorare ci permette anche di continuare a studiare e a migliorare sempre più. Mi viene da dire, noi siamo all'interno di una stanza in questo momento che serve per prevenire gli infortuni, chiamiamolo così, ma in un qualche modo è lo studio, è la ricerca, è l'analisi del singolo dato sul paziente che ti permette di capire delle cose per poi poter migliorare ulteriormente. Una delle cose che mi piace pensare, insomma, che lavoriamo sia, come diceva il dottor Baraldi, sia con la femminile che con il maschile, e si cerca di, e anche con i giovanili chiaramente, di poterli portare nelle condizioni migliori per poter performare. Giocano ogni 3 giorni, hanno degli impegni ravvicinati, mentalmente spendono tantissimo e di conseguenza così avere anche dei momenti pre-stagione dove andare a
analizzare ciò che loro fanno, i movimenti che compiono, beh, garantisce poi il fatto di ridurre il numero di infortuni. Quindi mi piace l'idea di vedere che costantemente c'è molta, ci sono gli atleti a disposizione. Questo, beh, io confermo questo, faccio l'esempio più classico che Teodosic, no? Teodosic che è arrivato qui, che sicuramente non stava benissimo, sembrava un giocatore finito e poi ha fatto 4 anni meravigliosi, grazie, e devo dire che qui veramente è stato fondamentale questa attività di approfondimento, di analisi e di prevenzione. Oggi i dati ci dicono, oggi, che comunque anche i dati di prevenzione sono utili, perché gli infortuni, diciamo, muscolari, perché quelli traumatici evidentemente non li possiamo migliorare determinate situazioni che fanno parte della struttura scheletrica muscolare, cosa che facciamo grazie a voi, e quindi anche qui stiamo vedendo comunque un miglioramento. Ma quello che di più per noi, ancora di più importante, è l'attività di recupero, perché quando c'è un infortunio poi il recupero è fondamentale. E devo dire che qui voi ci state seguendo e insegnando tante cose, tant'è che c'è una forte compenetrazione anche tra il vostro personale e il nostro personale, quindi non è che noi portiamo per pubblicità Isokinetic nell'abbigliamento dei nostri medici e dei nostri fisioterapisti, ma proprio perché i nostri medici e i nostri fisioterapisti sono geneticamente nati spesso all'interno delle vostre strutture. Quindi un'altra cosa che mi piace dire, sottolineare, che Isokinetic è anche un grande produttore, tra virgolette, di professionalità che lo sport, non solo bolognese, ma credo italiano, trae beneficio. Questo è un aspetto anche questo importante, perché questo viene sottovalutato, questo aspetto. C'è una cultura del lavoro e un miglioramento dell'assistenza che si traduce sul campo. Perché per noi avere un giocatore disponibile è fondamentale, a volte significa vincere o perdere una competizione, non vincere o perdere una partita. Ecco, in certi momenti abbiamo fatto le corse e dei recuperi molto importanti. Oggi ci sono un paio di elementi, leggevo un'intervista che hai fatto sullo spettro del fair play finanziario, e avere l'opportunità anche di investire su giocatori e averli poi a disposizione, credo che poi sia uno degli elementi. Investo e poi non l'ho a disposizione, credo che faccia una differenza da giorno a notte, quindi cambia veramente molto. Tra l'altro, una delle cose che stiamo sviluppando, prima ho parlato dell'aspetto della ricerca, dello studio, e abbiamo messo a punto negli ultimi mesi, abbiamo aperto un nuovo servizio che si chiama World Class Service, che è un servizio dedicato agli atleti professionisti. Abbiamo creato nella palazzina adiacente un'area dove facciamo molta ricerca, molto sviluppo, quindi cerchiamo di introdurre anche tutti quegli aspetti che sono da novità a livello internazionale, e abbiamo ragionato che probabilmente gli atleti professionisti potevano essere le persone, facendo tante sedute quando sono qui presenti, magari fanno doppie sedute al giorno per recuperare anche più velocemente, dove poter cominciare a sperimentare, tra virgolette, tutte le innovazioni, in modo che poi possano essere portate a vantaggio poi di tutti. Quindi abbiamo creato un'area dedicata di là, dove i ragazzi si curano in un clima molto più raccolto, molto più dedicato, e con un rieducatore dedicato che parla molto con le società. Quindi c'è molta sinergia, e l'idea è quella di riuscire a recuperare un giocatore fino al giorno in cui poi viene aggregato alla squadra e poi possa giocare. Questi sono elementi che, insomma, in queste sinergie danno vantaggio. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.